Eccoci al Climatfest con Renzo del Comitato Nucleare e Ragione. Perché siete al Climatfest? Siamo un Climatfest perché noi siamo un comitato di ambientalisti scientifici, nel senso che noi crediamo nella scienza e crediamo che la scienza possa dare delle risposte ai problemi climatici che stiamo affrontando in questo momento. Quindi nel nostro nome, Nucleare e Ragione, ci sono le due principali motivazioni della nostra presenza: il fatto che usiamo la ragione e la scienza per cercare di trovare le soluzioni, e nucleare perché tramite questo studio scientifico siamo convinti che il nucleare possa e debba giocare un ruolo importante nella risoluzione dei problemi climatici nel prossimo futuro. Quindi siamo qui proprio per cercare di spiegare a tutta la gente, agli altri gruppi che sono qua al Climatfest, la nostra posizione e cercare di far capire il motivo per cui crediamo nel nucleare. Vuoi raccontarci qualcosa in più della tua associazione? Dove Certo. operate? Allora, l'associazione nasce nel 2011, nasce a seguito di una malinformazione o scorretta informazione che c'è stata sulla stampa italiana ma mondiale a seguito dell'incidente di Fukushima. C'era stato scritto di tutto e di più, le cose più strane su questo incidente. E a un certo punto il nostro socio fondatore ha deciso di reagire a questa cattiva informazione cercando di spiegare effettivamente cos'era successo. Cosa è successo dal punto di vista dell'incidente, che è stato più che altro un incidente di tsunami, quindi meccanico, fisico, e di cosa è successo invece, cosa non era invece successo dal punto di vista nucleare, quindi dal punto di vista di reattore nucleare non ci sono state fughe e incidenti di tipo nucleare che hanno provocato delle morti. Totalmente diverso da quanto era stato invece negli anni addietro Chernobyl. E quindi a seguito di questa reazione alla malinformazione è nato il comitato e da qui ci siamo sparsi un po' in tutta Italia. La nostra casa madre, chiamiamola così, location principale è Trieste. Però siamo sparsi in comitati in Lombardia, qui a Milano, siamo a Roma, a Torino, in Sicilia. Siamo praticamente in tutta Italia perché siamo un comitato di virtuale, chiamiamolo virtuale. È brutto parlare di dad in questo periodo, ma in realtà siamo molto virtuali anche da questo punto. Poi ci piace venire in queste situazioni per farci vedere anche di persona, per metterci la faccia, ecco. Invece, per quanto stavamo parlando appunto del disastro nucleare che è successo appunto, che tutti ci ricordiamo, dato che c'è anche la guerra in Ucraina, perché non ricordare questo sfortunato evento? Pensa lei che sia possibile un altro disastro del genere o pensa nella sicurezza? Lei appunto promuove il nucleare perché adesso è possibile, perché è sicuro? Allora, è sicuro, dire che è impossibile che succeda qualche cosa non è possibile, perché qualunque cosa può succedere, non esiste una certezza di non incidente, può crollare una diga in Valtellina, può succedere di tutto, quindi non voglio dire è impossibile. D'altra parte posso anche dire che le condizioni che oggi ci sono totalmente diverse da quelle che c'erano, che so, in Russia nell'80, da quelle che c'erano in Giappone negli anni 70-80, quando era stata costruita quella centrale. Quindi si è imparato moltissimo. Voglio fare un paragone, è come sulle automobili. Le automobili negli anni 60 non avevano il poggiatesta, non avevano l'ABS, però venivano usate. C'erano incidenti, ma non ci si è fermati all'utilizzo delle automobili, ma si è sviluppato la tecnologia, e quindi anche lo stesso può succedere per questo. E noi siamo convinti che debba andare avanti lo sviluppo delle centrali nucleari, perché sono effettivamente, insieme alle rinnovabili, ad alcune rinnovabili, non a tutte le rinnovabili, ad alcune rinnovabili sono effettivamente l'unica fonte di energia a emissioni zero. E quindi non c'è emissione di CO2, e quindi sono pulite da questo punto di vista. Infatti sempre di ambiente si parla. Grazie mille. Assolutamente. Adesso parliamo con altri soci. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, come mai voi vi siete appunto associati a questo evento? Perché siete qua? Raccontateci. Ma io sono socio del comitato dal gennaio 2021, quindi ancora in un periodo di pandemia e appena c'è stata l'opportunità di fare degli eventi in presenza ho deciso di mettermi in gioco e come ha detto prima Renzo di metterci la faccia, tant'è vero che questa è la seconda edizione del Climate Fest che faccio,
anche l'anno scorso il comitato era venuto a fare la sua presenza e insieme a questo evento anche tante altre iniziative in presenza come seminari e manifestazioni insieme ad altri gruppi ambientalisti. Perfetto, possiamo parlare anche con voi, raccontateci. Beh, io pure mi sono associato al comitato e a ottobre, stavamo facendo Stand Up for Nuclear, quindi da quel momento in cui io mi sono messo per la prima volta in gioco mi è piaciuto e mi piace parlare con le persone, provare a informarle. Mi ero anche organizzato per andare a parlare dentro delle scuole e proprio perché comunque anch'io sono d'accordo con l'idea del comitato, ovvero sia informare sul nucleare sia far capire quanto sia un'energia potenzialmente quanto sia potente come energia per decarbonizzare, insieme alle rinnovabili ovviamente. Immagino la pensi anche tu uguale, sì, diciamo che mi hanno un po' tolto le parole di bocca. Io sono un ingegnere nucleare, quindi proprio come passione mi interessa l'argomento e sono interessato a fare divulgazione sul tema. Quindi appena ho, come dire, saputo dell'esistenza del comitato, mi sono associato e anch'io ho fatto diversi eventi in scuole, conferenze e interventi con altre associazioni. Quindi, sì. E da quanti anni sei associato appunto? Ma 3-4 anni, quindi abbastanza, sì. E credi nella causa, assolutamente. Ma in realtà la causa non è tanto cercare di convincere le persone quanto fare un'informazione corretta in ambito nucleare, quindi fare divulgazione scientifica, questo è lo scopo principale dell'associazione. Perfetto, adesso possiamo vedere un esempio perché c'è questo test, se ci vuoi dare qualche informazione in più. Certamente. Allora io partirei da questo cartello, che vabbè è abbastanza d'impatto, ma è per dire che anche le banane sono radioattive. Cosa significa? Che la radioattività è un fenomeno non creato dall'uomo, è un fenomeno naturale con cui conviviamo continuamente. In questo momento noi siamo irraggiati da sole, da raggi cosmici e quindi noi siamo soggetti a dei raggi radioattivi. Il terreno contiene radioattività, le banane contengono radioattività perché contengono potassio. Potassio ne contengono tanto e fa molto bene. Non senza esagerare, però il potassio naturalmente contiene un isotopo, quindi una forma di potassio che è naturalmente radioattiva, pochissimo, però è rilevabile, in laboratorio si può rilevare tranquillamente che le banane sono effettivamente radioattive. Vi faccio un esempio che abbiamo qua, uno strumento, è un Geiger, un contatore Geiger questo, sta misurando il fondo di radioattività che noi in questo momento, vediamo andare, magari l'avviciniamo un attimo. Sta misurando un fondo di radioattività, come vedete questa è la misurazione che sta facendo in questo momento, e questo è un fondo che noi... Che già c'è immersi. Qualcosa, sbaglio? Sì, perché noi siamo immersi, oggi è una giornata di sole, c'è terreno qui vicino, quindi la radioattività è naturale, è normale, c'è, esiste. Ci sono dei posti dove la radioattività di fondo naturale è molto più elevata, certo. Se voi andate, che so, alle terme in Valtellina, alle terme di Bormio, la radioattività è molto più alta perché viene portata dal terreno, dal sottosuolo igneo e viene portata in superficie. Ci sono dei luoghi molto belli, tra l'altro, c'era un articolo su un giornale nazionale nel 2018 che faceva vedere delle spiagge splendide in Brasile, spiagge di Guarani, e diceva sono spiagge radioattive per fanno benissimo perché vabbè poi questo articolo poteva essere quello che era, però sono spiagge molto belle e sono radioattive perché c'è del materiale che è monazite, che è un materiale di torio, un minerale di torio. Vi faccio vedere adesso cosa succede se io prendo questo Geiger che ha questa rilevazione in questo momento e lo avvicino a un piccolissimo campioncino che è totalmente innocuo ma è leggermente radioattivo, campioncino di materiale, di minerale che abbiamo, e vediamo, dovrei trovare il punto dove è maggiormente radioattivo, eccolo qua, sta già salendo, vedete questo sta salendo, ecco questo è un campioncino che sta emettendo raggi, in questo caso raggi gamma, perché è schermato dai beta, e quindi vi fa vedere che la radioattività è cresciuta. Se lo allontano va a misurare nuovamente le radioattività di fondo e scende. Adesso si deve stabilizzare un attimo, perché... Comunque, ecco, questo è un esempio di misurazione di radioattività. Ma rimarchiamo il concetto, non è pericoloso, anche questo esperimento. Allora, è come il fuoco, è pericoloso se uno ne abusa o lo usa in modo scorretto.
ma non si può dire che il fuoco è pericoloso in assoluto. Il fuoco ci aiuta, noi viviamo grazie al fuoco in tante situazioni, ma è chiaro che se io ci metto una mano sopra non è molto bello. E lo stesso con la radioattività, se io ho degli elementi, delle campioni, come possono essere quelli medicali, un cobalto 60, che di per sé è molto utile per la cura dei tumori, la cura di malattie, se viene usato in modo scorretto e sbagliato può provocare dei danni gravi, gravissimi. Quindi la pericolosità o poterlo usare o non poterlo usare dipende proprio dall'utilizzo che uno fa della radioattività. Ed è questo che noi vogliamo spiegare, che di per sé non è il male, di per sé è un fenomeno che dobbiamo saper controllare in modo corretto e usare in modo corretto. Non avrebbe senso dire che non possiamo usare radionuclidi per curare i pazienti perché sono brutti e cattivi. No, non è vero, fanno molto bene. E voglio dire un'altra cosa, i radionuclidi medicali che utilizziamo non sono prodotti dall'uomo in reattori nucleari. L'anno scorso, se non ricordo male, correggetemi se mi sbaglio, ma 2 anni fa c'è stata una penuria di radionuclidi, perché c'erano dei reattori nucleari che sono utilizzati per produrre questi radionuclidi che erano in manutenzione. È stato un periodo drammatico per gli ospedali e per le cure radiologiche. E non è un fatto che si è raccontato, perché io onestamente non l'ho mai sentito. No, è un fatto che è rimasto all'interno della comunità medicale, è stato poi risolto ovviamente, però è solo per dire che i reattori nucleari servono anche per questo. Certo. Servono per produrre energia elettrica, ci sono quelli specifici per produrre radionuclidi medicali. Purtroppo negli anni passati sono stati utilizzati molto specifici per produrre plutonio per armi nucleari, e questo è un fatto, ma così come sono state prodotte armi e missili non solo per andare nello spazio o aerei per trasportare passeggeri, ma anche per costruire armi. Sì, perché alla fine si può dire, esatto, che dell'energia nucleare si può fare un buono e un cattivo uso. Assolutamente, assolutamente vero. Di tutte le cose nel mondo possiamo fare un buono e un cattivo uso. Non c'è niente da fare, non so se vi ricordate Nobel, aveva sviluppato la dinamite e poi ha avuto delle ripensamenti, crisi di coscienza proprio per l'utilizzo che veniva utilizzato. La stessa cosa succede per il nucleare, e noi vogliamo proprio riuscire a passare questo messaggio, non a convincere, ma a dare la divulgazione in modo che ciascuno possa pensare e ragionare e eventualmente approfondire i temi sul perché noi pensiamo che l'energia nucleare possa effettivamente essere un ottimo strumento per ridurre per mitigare il problema climatico. Sì, perché alla fine è la conoscenza l'arma, la conoscenza è proprio l'arma. Assolutamente. Invece, ultima curiosità, stavamo parlando delle banane, che le banane sono ricche di potassio, giusto? Assolutamente. Vediamo effettivamente, proviamo a testarle. Non credo che questo sia sufficiente. No, penso che non sia sufficientemente sensibile questo rilevatore. Perfetto. Perché effettivamente la quantità... tra l'altra cosa, posso passare anche di qui. Certo. Le banane sono ricche di potassio, qua non penso proprio che faccia alcun risultato, perché va messo in... No, infatti questo è anche perché è una rilevazione beta, è una radiazione beta che viene schermata subito. E quindi... Spieghiamo quindi perché questo è avanzato o no? No, cioè non sappiamo questo bene. Questo è un Geiger, questo è uno strumento non eccelso, certo. È uno strumento decente, discreto. Per dimostrare per appunto. Dimostrare. Certo. Per la radioattività invece delle banane, piuttosto che non del sale iposodico, che è un altro... fonte di radioattività naturale che io uso personalmente, perché io devo usarlo, il sale iposodico, contiene una buona quantità di potassio, adesso non ho gli occhiali, ma la quantità di potassio per 100 grammi, se non leggo male, è di 32 grammi di potassio, una piccola percentuale, 0,12-0,15% del potassio è potassio 40, quindi radioattivo. Radiazione è una radiazione beta, quindi una radiazione molto schermabile tramite una foglia di plastica, viene già schermato, però di per sé se andiamo in laboratorio e lo misuriamo si può vedere una radiazione beta. Eccolo qua, questo è uno spettro gamma, quindi quanto viene emesso dal sale basato su potassio
qui abbiamo un potassio, un picco di potassio 40 che fa vedere esattamente quanto viene messo. Se andiamo a Orvieto, e andiamo, Orvieto è costruita su una roccia di tufo, su una rocca di tufo. È vero. Lì è una zona molto più radioattiva che non Milano, quindi per il tipo di materiale. Se facciamo un volo da Milano a New York, prendiamo una quantità di radioattività abbastanza elevata, dovuta ai raggi cosmici in questo caso, non alla Terra, ma ai raggi cosmici. Tant'è vero che i piloti di linea sono considerati anche loro lavoratori esposti, professionalmente esposti, e devono essere continuamente monitorati per le radiazioni. Però tutto ciò non impedisce ai piloti di volare. Vero. E il vivere, ad esempio, vicino a una centrale nucleare non provoca nessuno, non comporta nessuna contaminazione radioattiva. È una situazione estremamente normale, naturale. Ma tu pensi che sia dovuto a questo, tutta questa paura nell'affrontare il nucleare, appunto, ai disastri che sono successi? Pensiamo a Chernobyl? Potrebbe essere. La mia sensazione però è che sia dovuta soprattutto alla poca conoscenza. È una, non voglio dire una novità, perché non lo è più ormai una novità, sono 70 anni che più di 70 anni, 80 anni che lo conosciamo, lo gestiamo, lo utilizziamo. Però non lo usiamo in modo diretto noi, non c'è un utilizzo diffuso e comune, tranne che non nel caso medicale. E allora noi andiamo a fare tranquillamente una radiografia ai denti o una TAC. Meno normalmente, purtroppo, fortunatamente, le cure a cobalto, però vengono fatte normalmente. L'utilizzo dal punto di vista energetico ha avuto sia una poca conoscenza, poca diffusione dell'informazione corretta, ed è per questo che noi siamo qui. Esatto. E poi c'è anche probabilmente una disinformazione, più che poca informazione corretta, c'è stata molta disinformazione ideologica, vorrei dire. Infatti noi ci vogliamo chiamare ambientalisti scientifici, contrapposti all'ambientalismo ideologico, in cui c'è uno slogan senza però niente dietro. Noi non diciamo dobbiamo fare solo nucleare, noi cerchiamo di capire dove il nucleare può essere utile, dove sono utili invece le rinnovabili, dove è interessante usare fotovoltaico, dove è interessante usare l'eolico. L'obiettivo comune è quello di ridurre, se non a zero, al minimo l'utilizzo dei combustibili fossili. E quindi, però ecco, per rispondere alla tua domanda, io credo che ci siano due componenti. Uno, la paura dell'ignoto, la paura di qualcosa che non controlliamo. Si spaventa. Esatto. E non lo controlliamo direttamente, non lo sappiamo. E due, tanta cattiva informazione, se non disinformazione, che c'è stata negli anni. Perfetto, grazie mille, è stato assolutamente esaustivo, perfetto, pieno di conoscenza, ci ha fatto conoscere veramente tante cose. Grazie mille. Grazie mille e un grazie soprattutto ai ragazzi, un grazie all'organizzazione Climafest che ci ha invitato qui, ci ha ospitato, ci sta ospitando, e grazie a voi che siete passati dal nostro stand.